Che state facendo? Oh, salve, presidentessa. Facciamo le noccioline al cioccolato per i dolcetti speciali di Chanel. Ma quello è polistirolo. Non mi sembra una cosa sana. Sì, taglia le calorie della metà. Perché voi due siete tornate senza ghiaccio? Abbiamo un problema. Tutte le porte sono bloccate. Anche le finestre, sopra e sotto. Hanno ragione, siamo intrappolate. Aspettate, credo di sapere cos'è. È colpa di mio padre, mi dà il tormento perché vuole che stia al sicuro. E l'ha fatto perché non gli do mai ascolto. Hai un padre allucinante. È iperprotettivo, ma non c'è niente di cui preoccuparsi. Ma certo che ci dobbiamo preoccupare. Non è stato tuo padre il suo accenno di barba stile Miami Vice. È stato il killer. Ma come ha fatto a bloccare ogni finestra e ogni porta senza farsi notare? È entrato nel sistema di sicurezza che ho fatto installare. Oh, in una notte buia io e Chad abbiamo visto Panic Room su Netflix e Chad ha detto te ne serve una così. Ma quella di Jodie Foster era piccola, così ho trasformato tutta la casa in una Panic Room. Aspetta, ma da qualche parte non c'è un interruttore per disattivarla? Sì, in teoria, ma il tizio ha detto che l'interruttore non era in stock e lo avrebbe installato fra un paio di settimane. Ragazze, io sono terrorizzata, odio essere in trappola in spazi stretti. Questa casa è più di 1500 metri quadrati. C'è un solo motivo se il killer ha fatto una cosa così: per eliminarci una per una. È quello che farei io. Forse è solo questione di tempo. Una di noi, o tutte noi, moriremo. Sì, Chad Radwell. Chad, sono io, Chanel. Ma guarda un po' che coincidenza. Stavamo venendo alla casa delle K per rubarvi le mutandine. Oh, Chad, sei grande, ti amo da impazzire. Ma Chad, ascolta, tu devi aiutarci. Siamo intrappolate in casa, è saltata la corrente. Il mio telefono è l'unico che funziona. Sono sicura che il killer ha tagliato tutte le comunicazioni. E perché il tuo funziona? Perché è un satellitare, me l'ha regalato Elon Musk. È per i viaggi nello spazio. Mio padre è straricco, Chad. Lo so, è il tuo pregio più grande, amore. Senti, Chanel, prima di venire a salvarti e tutto il resto, devo farti un paio di confessioni. Ho fatto sesso con il decano. Cosa? Sono disposto a chiederti scusa per questo. Ma non posso dirti che non mi è piaciuto, perché non è vero. E poi mi sono fatto una delle guardie. L'agente Enfield? Sì, sì. E per questo non mi scuso. Chad, stanno per uccidermi, puoi riagganciare e venire qui? Chad Radwell in arrivo. Ti amo, Chad. Pronto? Anch'io ti amo un po'. Come facciamo ad entrare se tutte le porte e le finestre sono bloccate? Saliamo sulla scala, sfondiamo le finestre di sopra, salviamo le ragazze, scendiamo e poi Vagina City per tutti. Non avevi detto che Chanel aveva fatto montare i vetri infrangibili? Ah, sì. Al piano inferiore, perché montarli al piano superiore? Per una bomba volante, magari? Una bomba volante è un missile, Chad. E dove lo prendere, Devil, un missile? Non essere idiota. Tieni, reggi. Arriva l'eroe. Si va in scena. Oh, Chad, sei venuto a salvarmi. Salvami, sarò tua per sempre. Non so se sono pronto per questo livello di impegno. Chad, ti prego, sono intrappolata in casa con un killer. Spacca il vetro! Non se non ritiri ciò che hai detto. Va bene, ma salvami, Chad! E poi? E sarò tua per il periodo di tempo che ritieni appropriato. Stai indietro, donzella. Sta arrivando l'eroe. Oh, Chad! Oh, Red Devil! Sbrigatevi, avanti!